Buongiorno amici lontani e vicini, siamo con il consigliere comunale di maggioranza Tiziana De Luca. In consiglio comunale c'erano altri argomenti all'ordine del giorno, ma su sua iniziativa il primo punto è diventato quello che è attualmente l'emergenza scuola nelle isole minori, ma direi anche a Lipari. È stato per approvare anche un ordine del giorno unitario finalmente. Sì, era doveroso da parte di noi consiglieri portare questo argomento dell'emergenza scolastica in consiglio comunale. Da giorni ci sono dei genitori che protestano e a Vulcano e a Filicudi si stanno muovendo anche genitori per questa formazione del primo turistico a Lisa Conti, composto da 44 alunni tutti in una classe. C'è un'emergenza nel territorio che riguarda l'assordante silenzio da parte delle istituzioni anche relativamente alle leggi nella formazione delle classi. Le isole minori non sono assolutamente tenute in considerazione come zona disagiata, come zona diciamo rispetto ad altre zone come per esempio le zone montane, quindi con dei numeri minori rispetto alla formazione delle classi nazionali. Ma già ad aprile si sapeva di questa situazione, i dirigenti scolastici erano al corrente, perché ci si poteva muovere di concerto al comune in tempo utile e non ora che già da 15 giorni che non fanno scuola. Sì, sicuramente i dirigenti prendendo le iscrizioni in tempo avevano contezza di questo, ma il Ministero intanto fa le assegnazioni ad agosto e non a luglio-agosto e quindi successivamente. Di conseguenza c'è stato un problema del provveditore. Il provveditore per esempio non ha considerato l'organico dei CPE che sono il corso di preparazione agli esami, cioè le scuole medie delle isole minori, non ha tenuto conto di tutta una serie di problematiche che adesso noi subiamo come territorio. I nostri alunni subiscono come territorio e l'ente comunale, l'amministrazione che non entra nel merito della competenza delle classi ma entra nel merito del territorio. Io quello diciamo il fatto di portare all'attenzione del Consiglio Comunale questa problematica è perché c'è stata una mancata comunicazione sia verso le commissioni consigliari, c'è una commissione consigliare, l'amministrazione avrebbe potuto relazionare anche in commissione sulle alla comunità. Cioè io ho sentito genitori delle isole minori che non sapevano nulla di questi passaggi al Ministero. Insomma la stampa ne ha parlato a più non posso, fra l'altro la RAI ha dedicato vari servizi, oggi a Vulcano c'è l'indignato speciale del TG5, e alle 13 o alle 20 ci sarà un servizio speciale. Sì, ma grazie a Dio, ben vengano queste eco nazionali, cioè i mass media che si occupano delle isole minori, perché se non fosse così il problema passerebbe in sottofondo rispetto a quello che è. Invece no, assolutamente ci dobbiamo battere, dobbiamo essere corpo a corpo con i genitori, perché lo siamo anche noi, ce ne va del futuro dei nostri figli. Quindi non si fa altro che tagliare. Assolutamente, non si può tagliare, per questo è necessaria e se ne parla da anni, ma non c'è stata la volontà politica e la competenza politica di portare nelle sedi istituzionali un disegno di legge per le isole minori, perché se ne parla da tempo, così abbiamo perso il punto nascita, così stiamo perdendo il nostro diritto alla scuola. E ne abbiamo parlato con Grasso, ne abbiamo parlato con la Boldrini. E da 20 anni ancora è in alto mare. Assolutamente, assolutamente. Cioè non viene assolutamente tenuto in considerazione la nostra specificità territoriale, che va trattata diversamente da altri territori, così per la scuola, così per la sanità. Quindi questa è diciamo l'opportunità per il Consiglio Comunale insieme ai cittadini. La preparazione di un documento e poi il prevedere altre forme di protesta se non ci dovesse essere il riscontro da parte delle istituzioni, perché non è possibile continuare ad essere trattati così. I genitori di Filicudi lasciati così senza insegnante. Oggi per esempio l'insegnante poverina è in malattia e i bambini non hanno insegnante, quindi tornano a casa o restano grazie all'insegnante dell'infanzia. A Licudi il CPE ancora non formato, all'istituto 44 alunni stipati, perché è questo diciamo il verbo da usare, stipati e costretti in una classe che per legge
deve dare l'opportunità di 1,96 m ad alunno, quindi ne va della sicurezza, siamo in un territorio ad alto rischio sismico e questo non viene neppure tenuto in considerazione, quindi non è possibile. Se non fosse venuto in Consiglio Comunale oggi, l'argomento sarebbe rimasto alla mercé soltanto della cittadinanza, che è sola in questo senso, e l'ente comunale deve assolutamente prendere posizione su questo argomento, perché se non è competente direttamente, lo è indirettamente, perché siamo i rappresentanti del popolo e il popolo ha bisogno di noi, del Consiglio Comunale, degli amministratori che si mettano in prima linea per avere il diritto alla conoscenza, perché avremo dei bambini, avremo degli adulti che saranno ignoranti, non avranno gli strumenti per entrare nel mondo del lavoro, per entrare a far parte di una comunità sana, quindi questo ne vale del futuro dei nostri figli. E lo dico. Comunque, per concludere, si aspetta giovedì, dopodiché se non arriva notizia si passa ad azioni anche clamorose di protesta. Per forza, dico, noi auspichiamo una risposta positiva, un riscontro positivo da parte del Ministero, come ha reazionato l'assessore Centurrino, però non possiamo far finta che ci sia stata una mancata comunicazione verso il Consiglio Comunale e verso la cittadinanza sull'argomento, quindi auspico anche in futuro da parte, diciamo, del governo locale e dei governi di interfacciarsi maggiormente con noi. E non solo d'estate. E non solo d'estate. Abbiamo concluso, grazie al consigliere comunale di maggioranza Tiziana De Luca, grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliari, grazie anche a voi, arrivederci.